Oggi ho avuto il primo incontro ufficiale di lavoro con il presidente De Luca. Ho portato un appunto molto dettagliato sui temi da affrontare nei prossimi mesi. Si è ragionato sui fondi europei, quelli in essere e quelli da programmare, del trasporto pubblico nell'area metropolitana, dei rifiuti, dell'acqua pubblica, della sanità, di tutte le questioni, dalle politiche sociali all'ambiente, al lavoro, alla casa, ai diritti, insomma tutto nell'ottica della concretezza e della leale collaborazione. Poi ho anche chiesto al Presidente della necessità di segnali immediati che possano rappresentare la cifra di un immediato buon lavoro tra istituzioni sul territorio. Una è la cultura, nodo teatri, Mercadante, San Ferdinando, Trianon, l'altro lo stadio Collana, dove ho chiesto l'acquisizione al patrimonio del Comune di Napoli, e altri temi molto significativi. Quindi nei prossimi giorni ci saranno incontri di lavoro con gli assessorati e ci sono tutte le premesse per un lavoro concreto nell'interesse dei cittadini, al di là delle appartenenze politiche del sindaco e della presidente della regione. Abbiamo ovviamente parlato anche del porto, convenendo sulla necessità che non si può accettare ulteriormente la mancata decisione da parte del governo di una presidenza durevole e autorevole, e di Bagnoli. Per quanto riguarda Bagnoli, ho confermato ovviamente al presidente De Luca la mia netta contrarietà all'articolo 33 della legge Sblocca Italia al commissariamento, che noi abbiamo una posizione forte, autorevole, concreta, e che su questo vorremmo anche il sostegno della Regione Campania.